Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Astroneer. Io direi che, visto che nello scorso episodio siamo riusciti a progredire un po' andando a esplorare nelle caverne, vorrei cercare di costruire questo bel rover. Non mi dispiacerebbe appiattire un attimo questa zona qua, com'è che era? Ok, vai così. Ok, fammelo un po'. Sì, è già un po' meglio, ma non sarebbe male un qualcosa di più sensato. No, non è che appiattisce molto, vabbè. Comunque abbiamo bisogno di 4 di composto per fare un rover e si diceva che quei veicoli hanno bisogno di elettricità e non di idrazina. Allora, quanto abbiamo di composto qua in giro? Questo è resina. Abbiamo del composto? Mi sa che non abbiamo più composto. Qua in giro quello è dell'organico. Qua abbiamo 3 composti. Allora, quindi 2 possiamo anche piazzarglieli là. Uno ce lo teniamo sempre per i titer che non si sa mai. E andiamo a cercare, forse laggiù avevamo trovato del composto, non mi ricordo bene. Una volta che andiamo in giro con il rover comunque potremo trovare più facilmente magari delle risorse. Cos'è che c'era la resina? Ma l'abbiamo saccheggiato di brutto. Resina, ok, che però non ci serve. Qua c'era del composto, ok, ma laggiù cos'è quella a fare? Mi sa che... Oddio, che spavento! Resina e alluminio. Vabbè, la resina non ci serve tantissimo, ma la prendiamo lo stesso, visto che è gratis e alluminio. C'è qualcosa qua intorno, magari? Dubito comunque, perché già ci ha dato delle risorse. No, infatti. Questo è del composto, ottimo. Saccheggiamo questo bel deposito di composto. Cribi, ci sta finendo l'ossigeno. E anche l'energia. Allora, torniamo un attimo in là in quella direzione. Ma sta volando, sta a fare. Normale. Boh. No, stiamo finendo l'ossigeno. Ok. Allora, mettiamo un paio di titer per arrivare fin là, che da non morirci. Ma come... Mi sa che sia un po' buggato, dato che ho scavato, eh. Allora, raccogliamo tutto quello che riusciamo. Più che altro, visto che siamo di notte, l'energia è infatti. Non ci agevola molto. Non abbiamo ancora trovato la ricerca della pala eolica e quindi questo è un pochettino un problema. Sta sorgendo il sole. Dai, please. Dai, ancora un composto, per favore. Ma torniamo indietro, facciamoci... Ah no, dai, ok, adesso sta arrivando il sole, per fortuna. Ottimo, allora finiamo di raccogliere qua il composto che c'è. No, mi sa che non c'è più niente. Sparito tutto, eh? Sì. Mi sa di sì, facciamo che appiattire allora in modo da non cascarci dentro. La modellazione del terreno è un po' problematica, ma a un certo punto si riesce a fare un pochettino l'abitudine a capire come funziona. Ok,
Allora, composto ne dovremmo avere a sufficienza per finire di costruire il nostro rover e farci un giretto. Poi abbiamo anche un... Oddio, non cadiamoci dentro. Un bel abitacolo che avevamo trovato in quella parte di navicella spaziale caduta. E ci aiuterà non poco, perché almeno non dobbiamo costruirlo. Non so neanche se abbiamo lo schema per costruirlo. No, credo di sì, credo che avessimo trovato lo schema. Allora, composto, allora la resina la lasciamo da qualche parte qua in giro, tipo qua. E cos'è che abbiamo di altro? Ah, dell'alluminio, l'alluminio lo lasciamo qui, sì, ci sta. Ok, adesso direi che possiamo produrlo al nostro rover. Magari ci mettiamo sopra un pannello solare con il quale possiamo ricaricarlo durante... il viaggio. Allora, un pannello solare mi sa che ha bisogno di due di composto. Sì, ne abbiamo ancora di composto, due mi sa di sì. Allora, uno e uno, due. Il composto va sempre via come non so che cosa. Allora, là ci va l'abitacolo che adesso posizioniamo. Ok. E questo possiamo piazzarlo là dietro. Ottimo. Non mi ricordo se ci dà anche se ci dà anche ossigeno quando andiamo in giro oppure sì, non abbiamo problemi di ossigeno, ma ci siamo dentro. Oddio! Ok, magari cerchiamo di non fare un incidente gravissimo. Ah, del composto. Ok. Altro composto. Aia. Qua cos'è? Una miniera, boh, non lo so. Continuiamo ad andare dritti di là. Ed è più che altro se troviamo qualche risorsa utile. Un'altra caverna. Poi c'è questo pilastro. Wow, ciò, 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 ciò. No, 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 non mi cadere giù, non cadere giù, non cadere giù. Mi sa che... niente. Siamo caduti. Allora, ok. No, entra dentro, entra dentro. Ok, produce ossigeno se non ho altro staffare. Adesso è andato via il sole, ovviamente, quindi inizieremo a consumare energia come se non ci fosse un domani. Si è buggato di nuovo in mezzo alle rocce. Aia. Ce la facciamo uscire. Dai. Resina, ok, ma non ci interessa. Qua ci sono delle grandi montagne. Vediamo se troviamo qualcosa di... Ah, andiamo là che c'è dell'energia, così possiamo ricaricare magari un attimo il nostro... Tizio, allora scendi, raccogli qua. Wait, ma dovevi scendere proprio buggato dentro la roccia? Ok, aspetta, appoggia questo un attimo per terra. Mettiamo i due di energia là. Ah, ok, ne ha consumato solo uno. Vabbè, dopo lo useremo per ricaricarlo se sarà necessario. E continuiamo il nostro giretto, vedere se troviamo qualche cosa da ricercare. Più che altro altra resina, altro composto. Va bene, grazie, tutte cose molto utili e carine, ma fino a un certo punto. Niente alberi. Niente navicelle. Altro composto. Non si trova proprio niente qua in giro, eh. Si sta iniziando a scaricare il rover di nuovo, ma tanto abbiamo un pochettino di energia ancora dietro. Oh, qua siamo in una zona tutta verde.
Ma non vedo né alberi né relitti di navicelle. Poi abbiamo finito il carburante di già. Togli il pannello solare, dammi un attimo un coso di energia. Ok. Ottimo comunque che salva anche quando saremo sul rover, così possiamo salvare anche quando siamo in giro per lo spazio. Cos'è sta pianta? Non volevo parcheggiare così, ma ha qualche cosa da ricercare, per caso questa pianta qua intorno? Sotto, sopra, no. È solo una pianta. Boh. Allora, continuiamo il nostro giro. Oddio, non avevo visto la buca. E qua è pericoloso con tutte queste voragini. Questa qua che cos'è invece? Vediamo un attimo. Ci fornisci qualche risorsa, ricerca? No. Ha dei globi sopra, tipo. Che pulsano, carina. Ma dobbiamo continuare, visto che non stiamo trovando un Kaiser di utile. Arriverà il sole prima o poi, no? Allora, no, stiamo esaurendo di nuovo l'energia, il sole ancora non è arrivato. Che mercoledì di roba andare in giro di notte. No, non volevo salire, volevo metterti dell'energia, bello. Allora, che tra l'altro abbiamo quasi finito, ma spero che ci basti almeno per l'arrivo del giorno. Vale che vada, raccogliamone un po' qua, va, che già che ci siamo. Ma non ce n'era tantissima, ma meglio di niente. Nulla di nulla, stiamo girando qua per queste montagne da una vita e mezza, ma resina, composto. E abbiamo finito di nuovo l'energia, ma vaffanbrodo. Vediamo un attimo se riusciamo a capire qualcosa qua dei dintorni. Tanto che arriva la luce, là c'è dell'altra energia. Ma questa roba che mi è spawnata in faccia. Un pilastro molto carino, ma mi sa che non c'è niente, no? Ah, ve lo dice dove è il veicolo, ottimo. E la casa invece? Persa? Per sempre? Boh, ci torneremo mai? Doveva esserci l'indicatore in teoria. C'è una mappa? No. Va a finire che ci siamo persi di brutto, possibile? E qua non vedo niente. Nessuna indicazione. Dai, sole, Kirby, siamo proprio dietro la montagna dove non arriva il sole, possibile? Ottimo, ottimo, guardate come si ricarica adesso di prepotenza. Splendido. E ci penseremo allora come tornare a casa a questo punto. Cosa? No, era una nuvola quella roba là. Del coso di resina. Idrazina che però non ci serve. Stiamo vagando a caso senza trovare niente proprio. È una pianta quella, sì, ma mi sa che non ci serve a niente. Lo stesso di prima con i globi strani, sì. Dell'energia, non lo so io. Siamo persi nel nulla, senza possibilità di tornare a casa. No, la troveremo proprio. Poi!
Casa. No, 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 no. Vaffanbrodo, porca di una miseria, ste buche. Ma mettilo dritto almeno, ok. Ci usciremo mai da questa situazione? Mi sa di no, aia. No, qua scende ancora più giù. Mi sa che conviene tornare in qua. Ma come ne usciamo ora? Con il rover da questa buca del Menga. Dobbiamo fare il lavoro sporco di spianare tutta sta roba. Secondo me non ci passa ancora, però proviamo a vedere un po'. Confidiamo nel rover, nella sua potenza. Vai, 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 vai. Sì, siamo fuori, ok. Però, come sta venendo di nuovo notte? Ma porca pupazza, non abbiamo fatto niente. Abbiamo solo perso casa. Ma dai! Ma non mi dire, ma come torniamo? C'è una navicella però qua. È quella vicino a casa nostra? No. È uguale, ma non è lei. Vediamo se troviamo qualcosa di interessante qua dentro. Almeno da concludere l'episodio con qualcosa di utile. Allora, abbiamo visto che qua c'erano delle cose dentro, ma non intorno. Oh. Allora. Ok, delle risorse, rame, litio, alluminio. E niente, poi avevamo trovato il sedile qua dentro, se non ricordo male. Qua invece mi sa che cribbio sta telecamera. Niente. Un paio di risorse, ma niente da ricercare di interessante. Mi sa che siamo persi forever nel mondo qua, eh. Senza più neanche energia, con il nostro rover dispersi nel nulla. Usiamo ancora l'ultimo briciolo di energia che ci rimane. No, no, non è neanche pieno quell'affare di energia, quindi mi sa che non me lo fa mettere. Scusate, ma i pulsanti quali sono allora? W, questi li sappiamo, R niente. T è il titer, ok, no, non voglio. No. Rimettimelo nello zaino, ok. Y, no. U, I. I l'inventario, come Q. Sì. O, P, L, K, M. Non c'è una mappa. Alt. Questo salta. Siamo fregati, mi sa, eh? Ci sarà un modo. Beh, cercherò di scoprirlo entro il prossimo episodio. Se siamo fregati per sempre o. Oh. No, ma mi è piaciuto dei titer per aria. Ma che Kaiser? Boh, io vi invito a lasciare un mi piace, un commento e ci vediamo nel prossimo episodio, sperando di riuscire a ricavare qualcosa di utile da questa situazione in cui siamo persi nel nulla. Ciao a tutti e buona giornata!